Tertium non datum. Noi infatti sosteniamo sì la necessità di una politica di sviluppo ecocompatibile e la priorità di riqualificare questo sviluppo quasi quasi, addirittura non solo non comporta un peggioramento della situazione ambientale, ma addirittura, stando a quello che addirittura è stato scritto e poi riaffermato, scritto una delibera regionale che localizza l'aeroporto a Frosinone, e ripresa dal nostro ex presidente Scalia, oggi assessore regionale, addirittura si inserisce questo aeroporto in un programma di riqualificazione ambientale, cioè praticamente una bestemmia vera e propria. Fare lo sviluppo turistico, culturale e ambientale, seguendo queste logiche vecchie che tanto male hanno fatto ai cittadini e agli interessi collettivi e tanto comodo hanno fatto agli interessi privati e speculativi di certi poteri forti, locali ed extralocali, che stanno dietro, guarda caso, le mega opere come l'aeroporto. Questo è l'errore che al nostro giudizio commettono quelli della sinistra governista, che continuano a strillare contro l'aeroporto e se ne stanno comodamente nella coalizione per usufruire dei vantaggi elettorali che vi comporta una legge che è studiata in modo tale da favorire l'aggregazione. E beh, insomma, non è che la mattina si può deliberare in giunta regionale la localizzazione dell'aeroporto a Frosinone, già il pomeriggio strillare con i propri rappresentanti provinciali e regionali contro quella struttura, quella infrastruttura, rivendicando invece una politica diversa e quant'altro. Questo significa seminare confusione tra gli elettori, una confusione simile a quella che si è determinata, che si è determinò con il governo Prodi, e dare il senso di una schizofrenia della sinistra che molto ha contribuito alla immane batosta elettorale delle politiche scorse del centro-sinistra. È stata ovviamente la vicenda scandalosa dell'acqua, cioè la gestione del servizio idrico integrato. Beh, anche qui l'esigenza di porre con chiarezza le questioni per la soluzione di questo problema ci hanno spinto anche qui a stare fuori. Mi spiego meglio, non si può da una parte continuare a dire che bisogna adeguarsi alle sentenze, alle decisioni del Covid, il piano di vigilanza eccetera, che hanno dichiarato illegittime, illegali una serie di decisioni, guarda caso, della consulta dei sindaci su indirizzo del presidente Scalia, che è il coordinatore di questa consulta eccetera, e quindi decisioni legali circa l'aumento delle bollette e così via. Non si può continuare a dire, ad ammettere che la gestione del servizio è inadeguata, anzi è pessima, espressione usata dallo stesso Scalia, e poi nel contempo pretendere di andare avanti bene o male alla stessa maniera, salvaguardando gli interessi della CETA, di una società privata che in sei anni di gestione è riuscita addirittura a far rimpiangere un carrozzone come democristiano, come quello dell'ex consorzio degli Amorosi. Cioè ci voleva veramente una capacità eccezionale per far rimpiangere il consorzio degli Amorosi. Ebbene, anche su questo ci vuole chiarezza e nettezza. Bisogna dire chiaramente che bisogna andare alla soluzione del contratto per colpa, prevista espressamente dalla convenzione di gestione, bisogna andare al riconoscimento dei diritti degli utenti, diritto a un servizio che funzioni, e andare alla restituzione delle somme indebitamente incassate dalla CETA. E bisogna dire con chiarezza che c'è stata una volontà politica di non far funzionare i controlli sulla CETA, perché la segreteria tecnica operativa, che è lo strumento di controllo e di vigilanza dell'ambiente territoriale ottimale, signori cari,
Sapete da chi è formata? È formata da due dirigenti, uno tecnico e uno amministrativo e un impiegato amministrativo. Ma voi mi dite come fa la segreteria tecnica operativa, che ha il compito istituzionale di controllare le reti su tutto il bacino dell'ambito territoriale ultimato, gli impianti di depurazione, le opere di captazione, di distribuzione dell'acqua e così via su tutto il territorio provinciale, non ha nessun dipendente e nessun dipendente tecnico. Beh, scusate, o si sono dimenticati di questo particolare o veramente si è pensato a tavolino, la segreteria tecnica operativa non deve funzionare perché non deve controllare niente e nessuno. E attenzione, il periodo di gestione della CEA risale al 2003, parte dal 2003, siamo nel 2009. Ecco, noi diciamo su questo non si può più scherzare, non si può scherzare, e se si vuole essere credibili bisogna anche assumersi il peso e la responsabilità di andare